Buongiorno a tutti. Chi vi parla è il sindaco di Roma. Il sindaco di Roma che vuole fare un video per informare tutti quanti i cittadini, gli elettori, anzi direi tutti quanti gli abitanti dell'impero su quello che si sta facendo per questa emergenza nera. Perché questa scelta, diciamo simbolica, di apparire senza la testa? Proprio per il tentativo di troncare ogni tipo di polemica e di strumentalizzazione della quale io vengo fatto oggetto, perché si sappia che io non sono oggetto di nessuno, è chiaro, casomai io sono un soggetto, è chiaro, ma mai oggetto. Ora, per cui, come si dice quando uno deve farla finita con ogni polemica, con ogni problema, con ogni situazione controversa, si dice tagliamo la testa al toro, e siccome più toro di me non c'è nessuno, mi tagliate la testa, mi appaio senza testa, in modo che anche simbolicamente la facciamo finita con tutte queste strumentalizzazioni. Allora, entriamo nel merito della questione, perché se c'è qualcuno che c'è il merito, quello sono io. Allora, tutti mi chiedono, questo piano neve, c'è questo piano neve, non c'è questo piano neve? Certo che c'è piano neve, è naturale che c'è piano neve. Allora, il piano neve, siccome io sono un uomo risoluto, qual è il piano neve? Il piano neve è nelle parole stesse. Piano, che c'è la neve. Vedete, mi sono pure ammalato, perché io sto fuori. Ma voi dovete andare piano, anzi pianissimo, e siccome la prudenza non è mai troppa, fate una bella cosa. Statevene direttamente a casa. Piano, piano che c'è la neve. Andate piano, anzi state direttamente nelle vostre abitazioni. Dopotutto c'è la neve, ma andate in giro qua la neve. La neve, lo sapete, che la macchina è un mezzo adatto per andare sulla neve? No! L'autobus è un mezzo adatto per andare sulla neve? No! Si sa che il mezzo adatto per andare sulla neve è la slitta! Ecco, a Roma le slitte non ci stanno! Che ve la volete prendere con me adesso perché le slitte a Roma non ci stanno? Le slitte a Roma non ci sono mai state! E adesso è facile prendersela con questa amministrazione perché non ci stanno le slitte. E poi, se anche noi ci attrezzassimo per le slitte, cosa che le amministrazioni precedenti non hanno fatto, non avremmo le renne! E allora queste slitte rimarrebbero comunque ferme! E allora è inutile andare a strumentalizzare una situazione che è una calamità naturale, per cui la dobbiamo accettare quella che è, per quella che è, per cui piano che c'è la neve, anzi statevene a casa, non uscite neanche a piedi, per questo ho detto non andate neanche a scuola, e state anche perché se uscite a piedi che fate, c'è il ghiaccio per terra, scivolate, andate per terra e poi bisogna chiamare ambulanza, e l'ambulanza che fa? Blocca il traffico, e allora poi ve la riprendete con me. Per cui è facile poi strumentalizzare. Oh, detto ciò, chiarito ciò, andiamo avanti. Allora, voi romani, voi non ve la dovete prendere, ma è vero, quello che diceva a buon'anima, è inutile governare gli italiani, non è né facile né difficile, è inutile, perché non collaborate, voi non collaborate. Tra l'altro, ai tempi da buon'anima era facile dare esempio, e d'estate si metteva a torso nudo, la trebbiatrice, ma faceva caldo d'estate, ma invece vedete a me, d'inverno, col ghiaccio, con la neve, è sotto zero, a torso nudo, e non si può fare, io al massimo mi posso mettere lì, a spalare con la neve, a spalare la neve, ma questo pure è solo per dare esempio, e invece questi mi fraintendono, questi mi chiamano da tutte le parti, mi cominciano a dire, sindaco via qua, sindaco via là. Tra l'altro, non è facile come, ripeto, ai tempi da buon'anima. E qua a Roma se è espansa, prima c'erano 7-8 rioni e basta. Invece adesso se è espansa, è piena di quartieri, ce la panza così. E poi te chiamano tutte le lingue, perché ci stanno pure gli immigrati. E te chiamano in thailandese, e te chiamano in cinese, e te chiamano in cingalese. E io mi riconosco, mica capisco tutte queste lingue. E quelli te dicono magari spalla a destra, io spalla a sinistra, e spalo male. Ma mica lo faccio per cattiveria, o per qualsiasi altro motivo, lo faccio perché capisca la lingua, capito? È tutto più complicato. Poi vieni dice, io voglio dare voto. Ma come gli dai il voto? Gli dai il voto? E questi non mi rieleggono perché dice questo, manco, non sa spalare manca la neve, capito? Insomma, io mi trovo in condizioni veramente catastrofiche, e difficili, capito? Ma non è la colpa la mia, è la colpa di tutta la serie di situazioni, di quella che viene definita la calamità naturale, e infatti che fa? È una calamità, la terra calamita tutta la neve, va tutta per terra, capito? Che come la posso fermare? Io al massimo la posso spalare, però poi ripeto, dovete collaborare, perché senza collaborazione non si va da nessuna parte.
Allora, detto questo, spero che io di aver chiarito una volta per tutte, ripeto a tutti i romani, a tutti gli abitanti, a tutti gli abitanti di tutto l'impero, che qua la situazione è sotto controllo. Basta con queste strumentalizzazioni, basta con questo sciacallaggio politico della parte avversa. Detto ciò, vi saluto, buona giornata, l'emergenza è passata, l'abbiamo superata alla grande. Questa è l'unica e sola verità. Arrivederci.